Cinevria e benvenuti in questo secondo gameplay su Titanfall, l'FPS di Respawn Entertainment in uscita su Xbox One e PC. Io sono felice e sono qui con voi appunto per mostrarvi la seconda delle modalità che ho deciso di appunto riprendere in questi gameplay. Abbiamo visto la scorsa volta un gameplay nella modalità Attrition, cioè un classico diciamo deathmatch a squadre. Questa volta invece andremo a buttarci sulla modalità Hard Point, ovvero una sorta di cattura l'avamposto e difendilo dai nemici per guadagnare punti. Quindi più punti riusciremo a mantenere, più velocemente la vittoria si avvicinerà. Ecco, e questo è un po' il sunto della modalità. Siamo alla ricerca, ecco, di una partita, spero ne troveremo qualcuno. Eccola qua, penso sia una partita già iniziata, anzi sicuramente una partita già iniziata, come avete visto nello scorso video, quando carica così velocemente, a stile Call of Duty, ecco, vi fa entrare direttamente nella partita, anche già iniziata, quindi insomma troveremo un sacco di gente già piena di titani e questo insomma non è proprio una bella cosa, insomma. Se volete delle, diciamo, delucidazioni sulle meccaniche di gioco in generale, sul motore grafico, lo stile, un po' il dinamismo degli scontri, vi invito a guardare il precedente video, quindi il gameplay di Titanfall su Attraction. Perché in questo video qui, diciamo, voglio proprio farvi vedere la modalità. Oltretutto, questa modalità non l'ho nemmeno provata, quindi allora, a me piace molto, ho visto la shotgun funziona molto bene. E per il titano usiamo. Ok, cosa devo fare? Ok, presumo che questi siano i punti da conquistare, credo. Dai, tutti fuori dalla finestra. Ok, già nemici in faccia. Boh, noi proviamo ad andare al punto, facciamo proprio i nabbi, nel senso. Andiamo proprio dritti all'obiettivo, non lo so. Lì c'è un punto. Quelli sono nemici. Ok, allora c'è un punto lì a 63. Qua c'è un mio amico. Ok. No, ci hanno preso alle spalle. No, ci ha preso un titano, è diverso. Ok, abbiamo il titano pronto. Ui, andiamo. Ok, stavolta riusciremo a renderci, penso, più utili. Dato che abbiamo il titano, come vedete, si può respawnare nel titano se questo è, tra virgolette, pronto. Ok, penso che quelli blu indicano i punti che abbiamo. I punti che abbiamo conquistato. Noi usiamo la barriera. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Ok, non ci ha preso. Sì, l'esplosione nucleare ci ha preso. Cerchiamo di allontanarci da qui. Ok, qua c'è un punto nemico. Ok. Oh, abbiamo un pilota nemico nella schiena. Così impari. E impari a salirmi sulla schiena, guarda. Mi sa che dobbiamo scendere qua per conquistare il punto. Ui, andiamo. L'abbiamo preso. Ok. Level 5, GG. C'è qualcuno? Non si sa, spero di no. Salve. No, mi ha ucciso. Sono proprio una pippa. Vabbè, dai, abbiamo conquistato un punto, quindi mi sento formalmente utile a questa partita. Ok, stiamo perdendo punti, quindi tipo andiamo a. Qual è più vicino? Questo. Corri! Corri, Forest! Passa di qua, Forest, sii prudente. Questa mappa non mi fa impazzire, preferisco Angel City. Quella la potete vedere nello scorso gameplay, ma penso la vedrete anche qua. 42 metri. Dai, abbiamo anche un titano qui con noi, su. Due titani. Siamo in una bella posizione. Ah, stiamo neutralizzando. Ok. Dai, 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 dai. Perché non c'è nessuno qui con me? C'è solo AT-29.
No, è colpa tua T29, ti stavo conquistando un punto. Guarda, mi hai lasciato morire. Ban. Chiedo una richiesta di ban formale per AT29. Siamo ultimi, ovviamente. Proprio Pippa style. Abbiamo, le scelte sono tra difendere A, difendere B. No, B non la difendiamo perché l'hanno appena presa. Quindi proviamo ad andare A. Che è un titano. Però sapete cosa dico? Me lo tengo un attimo. Nel senso che per conquistare i punti, comunque, ho visto che devi scendere. Diciamo, quello è un nemico. Questo è un amico. Oddio, siamo circondati da nemici, cavolo. Siamo totalmente circondati. Oddio, da scendono. Escono dalle fottute pareti. Madonna. Sono esagerati i danni dei titani. Cioè, va, entriamo. Anche questa modalità comunque è parecchio. Parecchio. Diciamo frenetica, nel senso forse anche troppo. Preferivo classico deathmatch a squadra a questo punto. Anche perché questi conquista e punti di controllo non mi hanno mai fatto impazzire. Ma non essendo io già un maestro degli FPS. Arrivo io, amici miei. Amici miei, resistete. Qualcuno, qualcosa che mi colpisce qua. No, c'è un altro titano che mi. Questo? Questo è morto. Vedete quel titano? Aia, aia, aia. Vediamo se riesco a zomparli in testa. Voglio zomparti in testa. Voglio zomparti in testa. Salve. Grazie. Ok. Non sono ancora riuscito in entrambi i video a farvi vedere, diciamo, la sessione dove. Salve. Va bene. La sessione dove diciamo li saltiamo dietro e proviamo a manometterlo. Però non ho ancora ben capito esattamente come si fa. Ovviamente siamo stati sconfitti. Punto di evacuazione, punto di evacuazione. No, 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 no. Punto di evacuazione di qua. Salve Fuscr. No, devo inseguire Max fra quello che è. 10 secondi, sono troppi. Reclining di area. È facile. Come 15 secondi? Erano 10. Erano 10, voi mentite. No, i secondi non passano. Stiamo qua. Salve. Ho un titano in faccia. Via. Via. Vai via. Sì, ce l'abbiamo fatta. Cioè, oddio, sto gioendo per una sconfitta, ma siamo riusciti a scappare, l'importante è quello. Salve infinito spazio-temporale del cosmo indefinito stellare macrocosmico. Insomma, abbiamo fatto proprio schifo. Cioè, proprio fatto 125 punti. Direi che proprio questa modalità non fa per me. Se guardate ancora il gameplay su Attrition, un minimo di utilità l'ho avuta in squadra. Cioè, proprio qua ho fatto proprio schifo. Eravamo arrivati a livello 5, infatti. Sbloccato Pilot Customization. Posso ora creare. Ok, un custom. Vabbè, alla fine ho talmente poche armi di mio, nel senso che. Cioè, nel senso, cosa dovrei metterci? Primary weapon. Ho tre armi, che sono le stesse identiche delle tre, diciamo. Le tre opzioni, ecco, mettiamola così. Facciamo così. Mettiamone una con la carabina. Come secondaria, ecco, però voglio questa, la Sidewinder si chiama, che è quella che spara, diciamo, un po' stile mitragliatrice contro i sidearm. Beh, grande scelta. Se è la semiautomatica, dai. Tactical ability, tantissima. Tantissima scelta. Abbiamo già qualche scelta. Tactical ability, war run. Ok, questa mi piace. Aumenta le munizioni. La durata del tuo scudo, ovviamente sì. Genere maschile, anzi. No. Magari, ecco, mi metto la ragazza, magari.
Sono un po' sensuale, ma i nemici saranno distratti dall'uccidermi. Non ha assolutamente senso, ma va bene. Ok. Va bene. Siamo in Angel City. Penso che si alternino le mappe. Sono due, prima una, poi l'altra. Già Angel City mi piace un po' di più come mappa. Non so che più di affascinante, un po' più chiusa, gli edifici. Ho imparato a conoscerla un po' meglio, diciamo anche la parte con il porto. E magari qua riusciamo a far schifo un po' meno, ecco. Poi vi ripeto, questa modalità non mi piace tantissimo, però posso capire comunque che non puoi fare un FPS con solo deathmatch, tutti contro tutti, le solite cose. Non so se nella versione definitiva ci sarà magari qualche altra modalità, non lo so sinceramente. Ok, la nostra classe, eccola qua, con la nostra tipa. Dai ragazzi. Soprattutto da queste sessioni dall'alto vedete un po' le sbavature del motore grafico in questi casi, però come vi ho detto l'impatto è complessivamente buono, ecco, ne ho parlato più approfonditamente nell'altro video. Corriamo verso B, che per ora è libero. Dov'è B? Mi sa che B è qua sopra. No, questo è C. Dov'è B? Oh, non l'ho visto, sono rimasto un attimo sopraffatto dalla ricerca del punto. Un po' più una pippa. Torniamo a Biva. Anche per cercare un minimo di vendetta. Riusciamo a, tipo, lanciarci qua dentro. Ecco, grazie. Bravo. Dov'è B? È di qua. E quello stesso che sparava a quello probabilmente vorrebbe anche uccidere me, quindi... Ui, calma. Ehi, calma. Calma. Niente. Stiamo rasentando l'incapacità in questo video. Un'altra tipa. Ho incontrato un altro ragazzo che ha deciso di camuffarsi. Ma proviamo su C, magari saremo più fortunati. Ok. Se non altro abbiamo ucciso qualcuno. Ecco, qualcuno sta per uccidere noi. Calma, calma e sangue freddo. Abbiamo usato invisibilità, vi ricordo che tra le abilità possiamo anche avere cose di questo genere. Sicuramente ce ne sono altre, il problema è che al momento... Ok, c'è C, proviamo su C, dai. La stanno prendendo. Ok, allora spostiamoci insieme ai nostri amici su B. Andiamo tutti insieme, dai. Almeno moriamo tutti con un colpo solo. No, non ci credo! Ma guardate! Sono stati uccisi un calcio in faccia! Vi prego, abbiate compassione di me. Sono proprio una pippa negli sparatutto. Almeno non in tutti, però in questi qua diciamo. Questi qua diciamo stile COD sono un po' una pippa. Salve! No, 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 tranquillo, non si scomodi. Non si scomodi, prosegua pure per la sua strada. Non la disturbo io. Vorrei rendermi utile alla mia squadra in qualche modo, ma non ci sto riuscendo. Io mi sbrigherei. Mi sembra un bel posto in cui stare. Dove cavolo si sale qua? Salve, mestiere. Ok, con le scale. Qua va sempre a finire malissimo, quindi... Niente, c'è un tizio che campera qua, non si muove da sto punto. È anche piuttosto bravino e continua... È proprio facendo schifo. Oh, no, dove cavolo mi sto infilando? Non è una buona posizione. Siamo di qua. Ho un titano pronto, ma vorrei conquistare dei punti piuttosto che... Siamo di qui. Stiamo perdendo, vero? Sono sicuro che stiamo perdendo e al 90% è la colpa è mia. Mi chiedo scusa formalmente. E darti una mano. Ti darò una mano. Dio, questo esplode, me lo sento. Stranamente. Non mi...
Oddio. Aia. Corri, 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 corri. Ci sembro la persona più sfigata del mondo in questo video. Il titano che dash. Salve. E stava attaccando il mio amico titano. Andiamo su. Qua c'è B. Ok, qua è un campo di guerra proprio nel vero senso della parola, cioè. Madonna, questo headshot. Ah, miseria. Guardate la gente dietro i muretti. Dai, entriamo col titano. Entriamo col titano e... non so, proviamo a dare una mano in questo modo, magari sfoltendo un po' la folla intorno ai punti e lasciamo che i nostri alleati, sicuramente più bravi di me, magari riescano a... Ok, qua. Salve. Salve, c'è qualcuno? Buonasera. I love locking, non mi piace. C'è nessuno? Scusate, nessuno va a conquistare il punto qua. C'è un punto. Salve. Bruttissima fine ha fatto questo. E ci vado io, dov'è il problema? Sicuro che tanto ora mi shotta qualcuno qua. Almeno sto... E se c'è il mio titano da qualche parte? Salve. No, no. Fatemi entrare, lo difenderò. No, come non detto, ok. Mi stanno massacrando da non so dove. Devo disembarcare. Disembarchiamo. Salve. Questo se mi vede sono... Se mi beccano con qualche razzo sono... Non morto di più. Quello è il mio titano. Vai, mio titano. Tanto noi qua da dentro sto garage stiamo distruggendo titani. Sì, sei stato schiacciato praticamente. Ok. Oddio, non siamo ultimi, non ci credo. Ovviamente stiamo perdendo. Esatto. Quando mai? Quando mai? Allora, qui ci è nostro. Anche. Questo mi è corso in faccia. Andiamo su B. No, non ci arriveremo mai a B. Questo perché c'era uno dalla finestra che camperava. Sì, preferisco nettamente il deathmatch a squadre. Anzi che starmi qui a concentrare su il punto questo è mio, il punto quello è tuo. Preferisco andare e uccidere un po' tutto quello che trovo. Già non sono bravo, quindi... Entriamo dal tetto. Stile Splinter Cell. Diventiamo invisibili. Perché ho lanciato una granata? Stiamo neutralizzando il punto. Contested. Dai, lo stiamo catturando, dai. Dai, ci sono anche degli alleati intorno. Se non esce qualcuno all'ultimo secondo. Dai, ho catturato un punto. Mi sento utile per la società. B. A. C'è A. A lo stanno catturando i nemici. Potremmo difendere B per un po', che ne dite? No, se ne sono andati tutti, allora. Andiamo su A. Cerchiamo sempre delle vie comunque traverse dalla strada, esattamente dove sono adesso. Ok, lo stanno catturando gli alleati A. Stiamo recuperando, ma non abbastanza. E qua vedo un po' di... Una granata. Guarda. È puramente lanciata a caso, non era indirizzata a me. Qui, titano. La granata non era indirizzata a me, ma ovviamente la fortuna gli spara tutto, si è... Ok, qua c'è un...
Ehi, che cos'è? Cos'è? Cioè, siamo messi un po' male. Ok, almeno si è ripristinato lo scudo. Allora, C è qua. Ok, allora facciamo così. Potremmo lasciare il mio titano a... Ma come non desce? Possiamo starci anche col titano qua, dato che è una specie di rimessa. Aiutiamo il nostro amico. Ah, cazzotti proprio. Non sto capendo nulla. Via, 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 via. Oh! Questo è un nemico. L'abbiamo conquistato? Sì, l'abbiamo conquistato. Non so dove mi sto infilando esattamente. Devo provare a saltare su... C'era un titano avversario qua. Cavolo. No, c'era... Ah, era proprio lì, non l'avevo mica visto. Non riusciva neanche a beccarmi. Allora. Calma. Durano molto di più le partite qua. Questo magari riesco a prenderlo da dietro. Sì. Dai, fai qualcosa. È sceso. Ah, però almeno sono riuscito, diciamo, a farvi vedere la sequenza. Dobbiamo sparare a quanto pare al nucleo, tipo al cervelletto del Titan. Dove stiamo andando? Oddio, siamo 400-300. Ecco, ovviamente è finita la partita. Proviamo almeno a salvarci la pelle, dai. Ciao, Muamate Kaeref, stan qui. Ecco. Dove sto cercando di andare esattamente? Prendiamo le scale come alla vecchia. Ma meno male che non è stile Battlefield che le pareti si distruggono. Potrei ancora farcela. No, non pensavo ci fosse un respawn, niente. Amici miei, almeno voi salvatevi, vi prego. Salvatevi. Vi prego. Dai. Uno si è salvato. Se non buttano giù la navicella. Quando c'è questo momento, diciamo, di evacuazione, se i nemici distruggono la navicella... Anche se, diciamo, siete riusciti... Oh, guardate questo! Ho provato a saltarci, non ce la fa... Poveraccio. Poveraccia. Povera Zibe. Addio, Zibe. Farai compagnia nella tomba insieme a me. Mi spiace. Ok. Abbiamo fatto schifo anche qui, però... Almeno abbiamo conquistato un punto, dai. Abbiamo fatto qualcosa. Insomma, però... io mi fermerei qua. Lo so che il video non è molto lungo, però... questa modalità non è che ha molto da far vedere. Vi ho fatto vedere entrambe le mappe e poi sinceramente non mi piace molto. Quindi, come detto, per informazioni più dettagliate vi invito a vedere lo scorso video girato su Attraction, dove lo spiego anche, diciamo, un po' più, diciamo, nello specifico le meccaniche di gioco. Rimaneva un'ultima modalità, Last Titan Standing. Ma che dite? Dai, ce li prendiamo 5 minuti per farvi vedere giusto un match con questa ultima modalità. Così nella mia, diciamo, serie di gameplay su Titanfall vi ho fatto vedere tutte e tre le modalità. Poi questa beta finisce domani, oggi è il 18, scade il 19. Quindi non ho anche molto, molto tempo per fare un altro video. Quindi tanto vale, dai, una partita giusto per farvi vedere la modalità. E comunque in Last Titan Standing è un deathmatch a squadre, solo che iniziamo tutti su un titano, quindi siamo titani contro titani, e non c'è respawn, quindi l'ultimo che rimane, diciamo, in piedi è il vincitore. Quindi spero, dovrebbe essere una modalità, credo, abbastanza veloce, presumo, non l'ho ancora provata, quindi presumo sia abbastanza rapida, non lo so, quindi ve ne faccio vedere giusto uno, così giusto per concludere il ciclo, mettiamolo così, il ciclo di view. Ok. Mappa è Fracture, quella che non mi piace. Chissà quante mappe ci saranno nella versione definitiva, probabilmente
Microsoft e Respawn Entertainment l'hanno detto, però mi è sfuggita la news. Andrò a informarmi. Se qualcuno di voi lo sa, vuole scrivermelo nei commenti, insieme a qualche feedback sulla modalità o su quanto faccia schifo in quel tipo di modalità in generale, anche negli FPS. Prendiamo sempre il nostro custom pilot. Non so, prendiamo questo. Starting. Eccoci qua con il nostro titano. E siamo. Cerchiamo di stare insieme agli altri, che penso che tanti titani insieme facciano una buona potenza di fuoco. Visto così mi ricorda molto Oaken, lo ricordate? Il free to play sui robottoni. Che è saltato fuori quando? Tipo, non so, a gennaio, un po' dopo Natale forse, mi pare. Ok, cerchiamo di fare un po'. Oddio, il titano che si accovaccia è bellissimo. È che comunque è abbastanza epica sta modalità, nel senso che partiamo proprio tutti in uno scontro all'ultimo sangue tra titani. Perché questi sono scesi? Come hanno fatto? Forse ci sono dei bot deputati. Questo è venuto in territorio nemico proprio. No, 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 no. Sto sta per esplodere, via, via. Sto per esplodere anch'io. Ah, ok, quelli sono a terra perché il loro titano, insomma, ha avuto una brutta fine. Siamo un po' tutti a terra. Salve Spectre, Spectre, Spectre. C'è un po' di gente senza titano qua, eh. A meno che i bot non nascano di default in questa. Vorrei provare a sto punto conciato così. O do una mano con l'arma anti-titano o provo a sabotarne qualcuno. Sì, proprio, cioè. Aia, sono in una bruttissima posizione. Forse il titano. No, non si può richiamare, credo, infatti. Proviamo a cercare un titano. Abbiamo perso il round. Sono stati fatti fuori tutti i nostri titani. Ma forse ne rimaneva uno solo nemico. Ma sono stati i terzi. Sa quante. A quanti punti si arriva? Non so. Boh, massimo facciamo qualche round, poi al massimo quittiamo anche per non far diventare il video infinito. Guarda come corrono tutti belli in fila. Ah, ok, tutti questi qua. Quindi praticamente i bot vengono spawnati come fanteria, ecco. Unità da terra. Mentre noi siamo PG reali. Abbiamo, ecco. Abbiamo i Titan. Non è un bel posto per passare questo tipo sotto cunicolo abbastanza piccolo. Cerchiamo uno spazio un po' aperto. Ecco, di qua già va meglio. Salve. Certo, se vuole passare è tranquillo, non si preoccupi. Le animazioni dei titani sono fatte abbastanza bene, anche perché se avessero fatto male queste non. Sarei rimasto sconcertato dato che il gioco ruota attorno ai titani. Se noi riusciamo a perdere anche 3 contro 1. No, 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 mi stanno attaccando. Ma spostatevi in mezzo alle scatole siete. Oddio. È carina sta modalità. Non mi piace particolarmente scontri così sui titani, però. Carina, dai, per cambiare un po'. Se sei scappato, carichiamo, va. Con calma. Con calma si fa tutto. Ha raggiunto il livello 6. E ne abbiamo distrutto uno. Oh, finalmente un minimo di apporto alla mia squadra in questa partita.
Carichiamo le munizioni. Ok, possiamo aumentare i danni. Dai. Sì, peccato che non vivremo abbastanza per... Se riusciamo a saltare l'ingroppo. No, non riusciamo a... aiuto. Ok, abbiamo perso. Mi spiace. Ok, io direi che possiamo abbandonare il match. Nel senso che mi sembra di avervi mostrato abbastanza in questo video. Più che altro ci tenevo nello scorso video a mostrarvi bene la modalità traction, che penso sarà quella principalmente sulla quale si concentrerà il focus di gioco. Poi giustamente volevo mostrarvi anche Hardpoint e Last Titan Standing. Poi c'è Beta Variety Pack, che è diciamo un po' una modalità mista, ecco, mischia tutte le modalità in varie sezioni, varie mappe. Vabbè, le mappe sono due. Quindi niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Titanfall. Questo era l'ultimo video per quanto riguarda la beta. Poi se ce ne sarà occasione una volta rilasciato il prodotto ufficiale, quindi su più mappe, con più armi, più customizzazione, se siete interessati sarò ben felice di farvi vedere altro insieme al collega Andrea. Quindi niente, qui da Felice è tutto per Every Eye con Titanfall Beta. Ricordate un bel mi piace al video, un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!